Zamparini e Novellino, i volti felici della festa di Venezia. Ma sulla gioia dei tifosi lagunari c'è un'ombra di tristezza. L'addio di Alvaro Recoba, l'uomo che ha radicalmente cambiato il corso della stagione dopo un inizio disastroso. E anche oggi l'uruguaiano è stato decisivo. Il gol lampo di Volpi, arrivato a meno di 20 secondi dal fischio d'inizio su perfetta imbeccata proprio di Recoba, ha aperto la strada al successo sull'Inter. E Recoba, con questa splendida punizione, ha di fatto chiuso la partita. Sono trascorsi meno di 4 minuti e l'Inter, passato e futuro del cino uruguaiano, è battuta. Abbiamo fatto lo possibile per salvarci, siamo riusciti, credo che adesso devono godere loro. No? Quanto soddisfatto sei di questo risultato? Dal risultato non tanto, perché abbiamo giocato contro l'Inter. L'importante era salvarci, siamo riusciti a farlo, basta. Ti vedremo qua l'anno prossimo con l'Inter. Bisogna! 11 gol in metà campionato, Maniero che torna finalmente a segnare proprio dopo il suo arrivo, tanti assist per i compagni. Recoba è stato davvero l'uomo della rimonta veneziana. Sotto di 3 gol dopo soli 18 minuti, l'Inter per tutto il primo tempo fa vedere veramente poco. E quando i nerazzurri arrivano dalle parti di Taibi, il portierone veneziano diventa imbattibile. L'Inter segna solo su rigore, concesso per un fallo di Volpi su Ronaldo. Poi, è vero, nella ripresa il Venezia si limita a giocare in contropiede e l'Inter non ha dalla sua la fortuna. Ma quella dei milanesi è una pressione inconcludente. In realtà il Venezia non soffre poi molto e Taibi, da vecchio milanista, è in vena di miracoli. Alla fine gli interisti escono a testa bassa dopo l'ennesima sconfitta e la gioia è solo del Venezia.